Siamo a Villa Fernandez con Giulia Longo, una giovanissima, però con una carriera molto interessante. Il titolo della serata è Da Portici a Parigi. Dici tu, spiegaci tu cosa fai e poi andiamo avanti con le domande. Allora, buonasera. Il tema della serata è stato parlare di un esempio, che è stato il mio esempio. Io sono partita da Portici, sono stata formata dalle scuole d'eccellenza che abbiamo qui a Portici e poi ho deciso di andarmene, sono andata in Francia perché volevo lavorare nei beni culturali e quindi mi sono poi formata e mi sono resa conto che la Francia investiva molto nella formazione e nella tutela del beni culturali, il patrimonio storico artistico. Il che è paradossale, perché qua, ma anche solo a Portici, ma in Italia abbiamo il 70% dei siti UNESCO e abbiamo il 70% del patrimonio mondiale. Quindi qual è il problema? È stato un po' il tema della serata, parlare appunto di questa storia, perché io sono dovuta andare all'estero per potermi realizzare, per poter cominciare a lavorare nei beni culturali, nella tutela dei beni culturali a 27 anni, e qual è il problema? E ci rendiamo conto che abbiamo una formazione eccellente a tutti i livelli, dalla scuola materna all'elementare, alla media, al liceo, all'università, però poi le possibilità, per esempio in questo campo ma in altri campi, poi non esistono. Cioè, una volta che questi ragazzi porticinesi, ma in Italia anche, insomma, entrano sul mercato del lavoro, c'è un problema, c'è un vuoto. Tu infatti dopo il liceo sei andata a studiare alla Sorbona, hai spiegato, sei entrata nel particolare i vari passaggi, abbiamo scoperto anche che effettivamente la Sorbona è una scuola importantissima dove è possibile frequentare anche sostenendo delle spese che sono molto contenute, perché come dicevi tu in Francia c'è proprio la salvaguardia dei giovani e della cultura, quelli che poi diventeranno le classi dirigenti. Non entriamo nello specifico, ma io quello che mi ha colpito moltissimo, la tua determinazione, nel senso che tu sapevi quello che volevi fare. Adesso poi ci spiegherai meglio, tu sei una conservatrice, poi ci spiegherai bene che cosa fai. Chiedo a te, ma per chi non ha questa chiarezza di intenti e è bravo, ama studiare, ha sicuramente delle preferenze, quanto è importante incontrare insegnanti o persone che possono esserti di aiuto? Se tu puoi dare un'indicazione, anche un consiglio a chi ci seguirà. Allora, per rispondere alla tua prima domanda, effettivamente oggi lavoro alla Scuola delle Belle Arti di Parigi, sono conservatrice, cioè nella Scuola di Belle Arti di Parigi, che è la più importante scuola d'arte di Francia, c'è una collezione molto importante di 450.000 opere, io me ne occupo in parte, e organizzo mostre, mi occupo del restauro di queste collezioni, dei prestiti, eccetera, eccetera, viaggio, eccetera, eccetera. E il mio consiglio è andare a vedere, andare a contattare le persone che già sono in un certo ambito. Se un certo ambito ti interessa, vai e chiedi alle persone che sono già in questo certo ambito, chiedi come hanno fatto ad arrivare là dove sono, quali sono gli step, ed è quello che ho fatto io alla fine, perché effettivamente l'intuizione della Francia l'ho avuta studiando un po' su internet, eccetera, però poi una volta in Francia io ho cercato di fare domande, di chiedere ma come si fa per fare questo lavoro, bisogna prima individuare il lavoro e poi capire come ci si arriva a questo lavoro, perché... E poi la grande differenza è che in Francia danno l'opportunità ai giovani ed è una cosa molto più diffusa rispetto all'Italia. Per esempio a 25, 26, 27 anni già puoi avere delle responsabilità dirigente in questo campo, ma anche in altri, una cosa abbastanza... Lo dicevamo un po' fuori onda, noi abbiamo ancora forse la mentalità che a 25, 27, 30 anni si è ancora troppo giovani, acerbi, per poter ricoprire degli incarichi di rilievo. Invece in altri paesi, in Francia dove puoi testimoniare, così non è, l'importante è avere la competenza. Cosa che mi piace sottolineare è che tu hai raccontato che, vero, dopo il liceo sei andata alla Sorbona, ma poi hai fatto un progetto Erasmus e sei ritornata in Italia. Sì, sì, è vero. E sei andata alla Normale di Pisa, dove hai trovato eccellenze
ti lascio te la parola di tutti i tipi. Allora, io volevo capire, siccome sono andata fuori d'Italia, volevo capire come funzionava il mondo, la storia dell'arte e appunto del patrimonio artistico e dei beni culturali in Italia. E quindi ho fatto l'Erasmus inverso, sono tornata nel mio paese. Ed è stato molto interessante perché mi sono resa conto che il livello è altissimo dell'università italiana, è altissimo, posso veramente dire. E quindi non ci dobbiamo vergognare proprio di nulla rispetto agli altri paesi. Questo non l'ho detto, però quando vedo questi ragazzi che stavano con me all'università a Pisa, abbiamo la stessa età, oggi non hanno gli stessi voli che ho io. Eppure, veramente, e hanno fatto dei dottorati, dei posti d'opera, eccetera, ma oggi non hanno il ruolo che ho io. Qualche eccezione ci sarà, ma perché sono andati fuori? Questo è il problema, il passaggio dall'università, dalla preparazione al mondo del lavoro che possa gratificare. Ti chiedo, ma com'è nata questa passione, anche questa determinazione per i beni culturali? Cioè, parte da lontano oppure l'hai scoperta man mano? Come che abbiamo visto te già professionista, ma prima come ci sei arrivata? Grazie per la domanda, molto riflessiva. Devo dire, i miei genitori mi hanno fatto viaggiare, per esempio siamo andati a Londra quando ero piccola, siamo andati a Parigi e mi ricordo benissimo, una volta arrivata a Parigi a 8 anni, dissi ai miei genitori: mamma, papà, voglio vivere qui. Cioè, è qualcosa come una specie di vocazione che già avevo. Mi ricordo di aver visitato il castello di Versailles e di essermi detta: voglio stare qui. E infatti ho sempre cercato questo legame con l'impello nella mia vita. Ma devo dire che poi nasce anche da Napoli, perché qui siamo circondati di bellezza e non è un caso se sono andata per esempio a Parigi, perché qua avevo una reggia a Portici ed ero abituata a vedere la reggia. E quindi alla fine sì, è che nel DNA degli italiani c'è il bello e può essere una bellissima carriera quella di storico dell'arte per un italiano, perché se partiamo avvantaggiatissimi. Assolutamente. Come ti vedi nel futuro? Lo so che è una domanda difficilissima. A volte pensi di tornare o pensi che va bene così? Oppure semplicemente come ti vedi tra 5 anni? Allora, non si può programmare la vita. Assolutamente no. Però un'idea puoi averla, visto che ce l'avevi già quando eri giovanissima, di quello che volevi fare. Quindi può darsi che un sogno ce l'hai. Allora, in questo momento mi piace la mia professione di curatore, che non è direttore, perché direttore sono altre responsabilità. Quando un giorno mi sentirò pronta ad essere direttrice, magari potrò anche immaginare di tornare in Italia, perché appunto oramai i direttori sono presi anche dall'estero. Infatti abbiamo l'esempio di Pompei. Quindi potrei immaginare di tornare a dirigere, però per il momento non mi sento ancora pronta per dirigere un museo. Possiamo dire che forse all'estero c'è la possibilità di sperimentare e di scoprire cose nuove. Cioè, dalla tua spiegazione questa sera io ho avuto l'impressione che tutto il percorso che da noi è concentrato in altri paesi è spezzettato, quindi in questi frammenti ciascuno può trovare il suo spazio. Mi ha molto colpito quando tu, per esempio, hai parlato anche del tuo collega che si occupa, quando avete allestito una mostra in un posto dove eri andato un po' sperduto in Francia, le luci. Cioè, colui che si occupa delle luci, diciamo che è forse sbaglio ad interpretarlo così, cioè ci sono varie sezioni nelle quali voi giovani studenti ricercatori potete inserirvi, cosa che da noi forse un po' manca, perché è tutto un po' calderone, anche se la preparazione è alta. Questa è la preparazione alta e questa è la distinzione, che per esempio nella scuola del Louvre tu hai delle possibili figure professionali all'interno. Per esempio, io parlo dei musei, ma dei siti archeologici eccetera. Per esempio nel museo c'è il sorvegliante, questo tutti lo conoscono, il direttore tutti lo conoscono, ma nel mezzo ci sono tante figure professionali, c'è il registrar che si occupa delle opere, c'è di spostare le opere per le mostre, di occuparsi della conservazione preventiva delle opere sul museo, di allestire le mostre,
di seguire le mostre all'estero per i viaggi. C'è il documentalista che si occupa della biblioteca interna al museo, c'è per esempio il restauratore che restaura le opere del museo, c'è un'infinità di figure. Ti ringrazio, in bocca al lupo, e spero di incontrarti per un'altra intervista, così possiamo affrontare molto meglio tanti altri aspetti. Adesso ti reclamano. Ciao, grazie. Grazie mille a voi per l'attenzione.